Ciao a tutti, avevo promesso di proseguire con dei video sul prodotto della Lectron in Elco, un vecchio prodotto degli anni 70, per spiegare l'elettronica. Cominciamo con gli esperimenti più semplici. Prima di tutto però parliamo del libro che accompagna il kit e lo utilizzeremo come riferimento, ovviamente. Allora, per spiegare ai bambini e non solo, praticamente il discorso degli elettroni, dell'elettricità, eccetera, eccetera, utilizza una, chiamiamola, allegoria. Ci fa vedere praticamente gli elettroni che scorrono come piccoli pulcini rossi. Qui ci mette praticamente il minimo, un circuito molto elementare. Utilizza la pompa. Praticamente per rappresentare la batteria, che è quella che mette in circolo gli elettroni. La lampadina, non c'è bisogno di spiegarla. Questo sì, questo è un ponte elevatoio. Se si alza il ponte, gli elettroni non possono passare. Se si tira giù il ponte, gli elettroni passano. Bene, questo ci sta praticamente a rappresentare un interruttore. Poi praticamente c'è questo imbuto che rappresenta il ritorno degli elettroni all'origine. Qui in effetti siamo già un pezzettino avanti perché questo ci rappresenta praticamente il ritorno a terra. Però voi considerate come se qui ci fosse un filo, un altro percorso sotterraneo che riporta alla pompa. Quindi gli elettroni fanno praticamente con la pompa che funziona, gli elettroni fanno questo giro. Con il ponte tirato giù. Passando dentro la lampadina si accende. Bene, passiamo adesso avanti ed andiamo a vedere i primi esercizi che possiamo fare. Lasciamo da parte il libro, che poi chiaramente ci dà anche qualche problema di copyright. Andiamo a prendere la scatola. Con i pezzi. Adesso utilizzeremo il libro per seguire praticamente gli stessi esperimenti che lì sono rappresentati. Allora, questa è la basetta di acciaio. Che è un po' opacizzata, la dovrei pulire, ma ancora non l'ho potuto fare. E andiamo a prendere i pezzettini dal kit, che ricordo, eccolo qua, con tutta la culla del caso, questa qua. Prenderemo questi due pezzettini qua, poi spiegheremo che cosa sono. Prenderemo la batteria, prenderemo la lampadina, prenderemo l'interruttore che vedete un po' proprio qua, eccoci qui, vedete proprio c'è un po' il discorso del ponte levatoio, pigiando il ponte scende, poi vediamo il portalampade. Io vorrei aumentare un pochino la luminosità sperando che non ci sia lo sfarfallio, perché così mi illumina anche le cose che avvicino alla camera. Queste per il momento le lasciamo da parte. Prendiamo questo componente qui, questi qui. In questa, diciamo, puntata parleremo solo ed esclusivamente del giro degli elettroni e ci faremo riferimento nuovamente al libro che vi farò vedere piano piano e faremo tutti i passaggi un po' per spiegare come gira la corrente. Aggiungo un componente che non era nella scatola, una moneta. Moneta che però deve essere
magnetica, eccolo qua, infatti questa lo è. Per chi non ha visto il video precedente, faccio un breve rimando. Questo componente, scusatemi, questo set ha tutta una serie di scatoline praticamente con ai lati delle calamite con una placchetta che alla seconda dell'utilizzo praticamente serve per far passare la corrente da un componente all'altro e sono stati tutti magistralmente elaborati in maniera tale da attaccarsi, così praticamente la corrente passa da qui a qui. In alcuni componenti, non in questo per esempio, ma per esempio questo che torna a massa, che sarebbe praticamente questo, rappresenta l'imbuto che abbiamo visto prima, va qui e questo ci simula praticamente il ritorno di massa. Cominciamo un esempio veramente banale. Mettiamo una lampadina e qui facciamo il primo esempio. Adesso non seguirò tanto il libro, andrò un po' a braccio. Qui per esempio abbiamo la batteria, qui abbiamo il polo negativo, qui abbiamo il polo positivo che sta attaccato alla base, dove appunto puoi fare il giro. Guardate, tac, tac, ecco qua. Si è accesa la lampadina. Che cosa è successo? Riattacchiamo, vedete che sono vecchiotti, i collegamenti non è che funzionano tanto bene, soprattutto questo piano. Dal polo negativo ci sono gli elettroni, scorrono nel filo, passano nella lampadina, la accendono e poi tornano sulla placchetta di ferro e tornano dietro tramite il filo rosso che rappresenta sempre il positivo. Una cosa, mai confondersi con il polo negativo e polo positivo. Molta gente è convinta che dal polo positivo escano gli elettroni e dal polo negativo entrino, perché noi facciamo una confusione utilizzando positivo o negativo, ma anche più o meno. Il più vuol dire positivo, non vuol dire che ci sono più elettroni. Gli elettroni stanno di più nel polo negativo perché carico negativamente in quanto l'elettrone ha carica negativa. Quindi in elettricità quando noi abbiamo una carica negativa, diciamo che ci sono più elettroni. Quando abbiamo una carica positiva, vuol dire che il numero degli elettroni è inferiore al numero dei protoni. Questo all'interno dell'atomo, purtroppo gira così. I protoni non scorrono nei fili, nei conduttori, mentre invece gli elettroni sì. E noi l'elettricità, appunto, come vedete, la radice della parola è la stessa, elettricità, elettrone, sono praticamente insieme, sono la stessa cosa fondamentalmente. Quindi l'elettricità è un flusso di elettroni che noi poi governiamo per i nostri bisogni. In questo caso abbiamo il bisogno dell'accensione della lampadina. Questo è un esempio abbastanza banale. Possiamo a questo punto, per far vedere quello che c'è pure qui dentro, ed è un esempio riportato già nel libro, ma noi andiamo avanti. Per esempio, vedete, con questa moneta che tocca il piano e tocca qui, si accende. Ricordo lo sfarfallio dovuto al fatto che questa qui è roba molto vecchia, oramai è ossidata, quindi i collegamenti avremo problemi in futuro per fare l'elettronica vera e propria, ma adesso con l'elettricità andiamo così. Allora, questo l'abbiamo già fatto nell'esempio precedente, cerchiamo di fare anche così che è un po' più serio. Allora, vediamo un po' un punticino dove forse fa meglio contatto. Ecco, qui fa un contatto meglio. Allora, che succede? Dal filo meno, quindi dal negativo che è nero, andiamo qui verso l'interruttore. Normalmente è aperto, quindi il ponte è tirato su, gli elettroni arrivano e non possono passare. E quindi non arrivano alla lampadina e quindi la lampadina è spenta. Tiriamo giù il ponte. Questo ponte qui, ve lo ricordo, l'abbiamo visto poco fa, questo ponte qua, pigiando col tasto tiriamo giù questo ponte e la lampadina si accende.
Questo è quello che vediamo tutti i giorni quando accendiamo la luce nella nostra stanza, soltanto che lì non siamo con la batteria, quindi soprattutto per i più piccoli in completa sicurezza, lì c'è la corrente a 220 volts, che è un'altra cosa, tutta bella chiusa, sigillata, e noi con l'interruttore accendiamo e spegniamo le lampadine. Ora, per giocare un po', prendiamo questo qui. Questo qui è, praticamente sono due spinottini dove ci sono stati fatti per metterci dei componenti elettronici, ma il primo componente che utilizzeremo non è proprio un componente, ma è una forcina per capelli, oppure una taccaglia di quelle lì che si utilizzano per i fogli, no? Io l'ho già bella, questa è vecchissima, è dell'epoca. Questo praticamente sarà il filo dove passerà la corrente. Noi andiamo a infilare qui questi due spinotti. Questo, ho fatto una cretinata. Torniamo indietro. Allora, altro esperimento. Prendiamo questo, guardate. Facciamo proprio un po' vedere quello che succede con l'interruttore. Guardate, questo vedete è un circuito interrotto. Ci rappresenta questo. Qui sono due spinottini dove andremo adesso potremmo andare a mettere questo, che è un fil di ferro, ma che è un filo conduttore. Vedete? Uno simile a questo, però questo è passante, quindi passa da questo a questo. E questo qui lo sostituiamo, vedete, cioè va direttamente alla placca sotto, questo simbolo, vedete, uguale a questo. Se no facciamo la stessa cosa qui, scusate se metto la mano davanti, ecco qua, e si accende. Poi ci sono questi altri componenti che, dal punto di vista dello studio, servono a poco. Servono per fare i circuiti un po' più complicati. Questo semplicemente serve per comodità, non ha nessuna valenza. È un filo che gira ad angolo retto. Questi due sono praticamente uguali. E come vedremo, funzionano. Vogliamo, mettiamoci sempre l'interruttore. Come vedete, l'interruttore può pure stare dopo. Allora, mettiamo questo per farvi vedere, è semplicemente un filo, ok? Non è niente di che, serve solo poi per fare i circuiti più complessi che avremo dopo. Stessa cosa, questo non ripetiamo. E questo qui, che è praticamente un filo che esce in due fili, lo mettiamo qua. Dobbiamo sempre premere. Se lo mettiamo di qua, ok? Bene. Noi possiamo fare pure questo, guardate. Qui adesso cominciamo a giocare veramente. Posso mettere l'interruttore e questo di qua e questo coso di qua, guardate. Se io premo questo, accendo. Bene, la corrente fa questo giro qui. Di qua è interrotto, di qua non passano. Scusate, sempre. Ok. Se io invece metto questo qui, chiudo questo cosino qui. Ecco qua. Gli elettroni passano da di qua e vanno a finire sulla placca e tornano alla batteria. Posso anche premere qui. C'è un po' di resistenza su questo piano, e è un'anticipazione sul prossimo video dove andremo a vedere le resistenze. Io direi che abbiamo giocato con questo giretto. Questo possiamo fare anche così, guardate. Così, così. Quindi che fa? Passa qui, gira di qua e quando questo si chiude, si accende. Ok? Stessa cosa possiamo fare con questo. Questo a questo punto, questi due sono uguali, sono la stessa cosa. Tanto che come sempre dobbiamo premere perché non, se no non si accende. E va bene. E qui ci siamo.
Io direi di finire qui questo primo esperimento, che questo qui praticamente è un circuito elettrico semplicissimo, niente di che. Ci aiuta un po' a prendere confidenza col giro degli elettroni, di queste palline rosse. E ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao.